Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi una nuova new entry in famiglia, eccola qui! Ho appena acquistato un GHD Platinum Plus, quindi adesso la spacchettiamo e vediamo il contenuto. Quindi questo video sarà un unboxing di questa meravigliosa piastra. Eccoci qui ragazzi e ragazze con la famosa GHD. Ho acquistato una piastra GHD, in particolare GHD Platinum Plus Professional Styler, quindi l'ultima uscita, e adesso la andiamo a spacchettare insieme per vedere il contenuto della confezione. Ho acquistato anche questo che è praticamente lo spray protettore che si applica prima di asciugare i capelli o comunque prima di passare la piastra, appunto per proteggere i capelli dal calore. Sono prodotti per me assolutamente nuovi, mai provati, quindi adesso spacchettiamo la piastra insieme, vi faccio vedere il contenuto della confezione e magari se siete interessati scrivetemelo qui sotto e in un prossimo video possiamo vedere le diverse acconciature, i diversi metodi con cui si può utilizzare appunto una piastra GHD. E naturalmente andremo anche a vedere l'utilizzo dello spray protettore. Quindi appunto lo spray protettore è questo, mentre la confezione della GHD l'andiamo ad aprire. Io l'ho presa, come vedete nell'immagine, nella versione bianca, nella colorazione bianca. Eccola qui, fantastica e bellissima. Andiamo praticamente ad aprire la confezione. Ok. Vediamo cosa c'è all'interno. Proviamo a togliere la parte in plastica. Ok, questa è la piastra. Come vedete, c'è, non so se riesce a mettere a fuoco la videocamera, ma abbiamo la scritta GHD Platinum Plus, la scritta GHD anche qui nella parte inferiore, del manico. È molto molto morbida, estremamente facile da chiudere, insomma. Le due piastre sono perfette. C'è qui all'interno, non so come farvelo vedere, qui c'è il tasto di accensione e praticamente questo è il modello che sulle piastre ha dei sensori che vanno praticamente a regolare costantemente la temperatura della piastra per portarla appunto alla temperatura ideale che dovrebbe essere 185 gradi, ma poi dipende anche dalla tipologia del capello, perché è una piastra, da quel che ho capito, che riesce anche a valutare la tipologia del capello con cui ha contatto, anche la velocità con cui voi la state utilizzando e quindi a regolare di conseguenza la temperatura. Allora, ha un filo che termina con una presa italiana, fantastico, quindi non è un asciugo, non ha bisogno di un adattatore per essere inserita appunto nelle nostre prese italiane, quindi ha una spina italiana. All'interno abbiamo anche questi, che c'è una guida praticamente per l'utilizzo della piastra, quindi vi fa vedere come utilizzarla, ed è anche scritta. Sì, in diverse lingue, inglese, penso sia spagnolo, no, questo è spagnolo, quindi è in diverse lingue, come vi stavo dicendo. Ecco, alla fine c'è anche l'italiano, i consigli dello stylist, e vedete anche qui è pubblicizzato appunto il termoprotettore che io ho acquistato insieme alla GHD. Mentre quest'altro blocchetto ha è praticamente la garanzia della vostra piastra. All'interno, vabbè, questa bustina e questo che
Non so se riuscite a vedere, magari mettiamolo con lo sfondo bianco, è praticamente in silicone, sembra, e serve per proteggere la piastra praticamente quando l'andate a riporre e quindi è calda, basta chiuderla. Ok, l'ho inserita già male, eccola così, perfetta. Vedete, questa parte in silicone copre le piastre che saranno ancora calde, in modo che voi potete tranquillamente lasciarla poi sul mobiletto a far raffreddare o comunque mettere a posto. Quindi io questa parte, insomma, in più la trovo una genialata, fantastica, quindi mi piace tantissimo. Quindi niente, ragazze, questa è la piastra che abbiamo spacchettato, insomma, questo è il contenuto della confezione, appunto quanto comprate una piastra GHD, in particolare la Platinum Plus. E se volete, vi ripeto, lasciatemi un commento qui sotto e facciamo delle prove di styling con questa piastra.